amici, lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Scribacchino dispettoso. Ciao amici! Che bello che siete qui! Stavo per leggere a Daisy il suo libro preferito. Già. Il grande libro dei draghi. Ma guardate! Qualcuno ha scarabocchiato il nostro libro! Altri scarabocchi! Dobbiamo risolvere questo problema. C'è soltanto una persona che sa chi sta scarabocchiando i nostri libri. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Occorre spazio! Sì! Forza, entriamo nella nostra bozzona! Coraggio, amici! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere! Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Noi siamo quasi pronti! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria, così... Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo-potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Ah, non ditemelo, non ditemelo! Qualcuno sta scarabocchiando i vostri libri! Come fai a saperlo? I maghi sanno tutto. Sai chi è stato a scarabocchiarli? Proprio come pensavo. È lo scribacchino. Lo scribacchino? Lo scribacchino è colui che scarabocchi fa. Scarabocchia i libri che appartengono a te. A te, a te e anche a te. Vuoi dire che lo scribacchino scarabocchierà i libri di tutto il mondo? Temo di sì, Bo. I libri illustrati, i libri di adesivi e i libri delle favole. Io non voglio che li scarabocchi. E voi? C'è soltanto una cosa da fare. Trovare lo scribacchino e salvare i libri di tutto il mondo. Per trovare lo scribacchino dovrete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate! Lo scribacchino! Trovate quelle tre porte e troverete lo scribacchino!
Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a 3. Poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloce oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima bo-potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda, un libro pop-up! Io adoro i libri pop-up! E voi? È chiusa. Occorre la chiave. Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete. Come una giraffa. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del libro pop-up. Coraggio, amici miei! Io non vedo nessun libro pop-up. E voi? Guarda! La nostra prossima porta! Credo proprio che sarà super facile! Oh! Daisy, cosa ci fai lassù? Oh! Eh? Amici miei, penso di sapere cosa sta succedendo. Questo è un gigantesco libro pop-up e noi ci siamo dentro. Benvenuti nella foresta pop-up. Seguite il sentiero fino alla prossima porta. Se dal sentiero uscirete, oggetti addosso prenderete. Il sentiero? Io non vedo alcun sentiero. E voi? Eccolo là! Oh, quel sentiero! Il sentiero è a pezzi! E i pezzi sono tutti sparsi! Wow! Oh, se calpestiamo il terreno tra i pezzi di sentiero, saltano fuori altre parti della foresta! Per attraversare la foresta pop-up, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per camminare sui pezzi del sentiero senza toccare il terreno intorno? Un piccolo insetto che cammina? Un pesce che nuota? O un coniglio che salta? Un coniglio che salta? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per andare da un pezzo all'altro del sentiero, dobbiamo saltare, saltare, saltare come coniglietti! Guardatemi!
Che splendido coniglietto che sei, Daisy! Forza, diventiamo tutti dei coniglietti! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre, via! Per stare sul sentiero senza sbagliare, come un coniglio dobbiamo saltare! Prima piegate, poi saltate. Hop hop hop, senza fermate! Oh oh, mi serve altra energia! Saltate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Hop hop hop, coniglietti! Sì, mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima boh potenza! Ci siamo quasi, amici! Continuate a saltare! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la foresta pop-up! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di boh! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un altro libro! Un libro di ricette! Chissà cosa bolle in pentola! È chiuso! Ci occorre un'altra chiave volante. Oh! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci. Alti come una torre. In punta di piedi. Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo. E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del libro delle ricette! Ops! Scusa! Questa è senza dubbio una cucina enorme. Oh, oh. E lei è una bambina sicuramente enorme. Almeno credo che sia una bambina. Oh, la porta! Scusami, bambinona. Ti dispiacerebbe spostarti? Dobbiamo raggiungere quella porta. Forse ha fame. Ehi! No, bambinona! Lascia stare il mio draghetto! Deve essere un rotolone di carta infinito. Non si esaurisce mai. Meglio metterlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? Allora, cosa dobbiamo fare per far spostare la bambinona? Benvenuti nella cucina di Bambinona. La bambina si muoverà, si è addormentata, cadrà. Il modo per farla dormire è di farla ammorbidire. A volte è molto difficile capire i maghi. La bambina vuole il biberon, ma la sua pappa ancora non è pronta. La ricetta è in quel libro lassù. Oh, grazie.
Grazie, mago! Dobbiamo far addormentare la bambinona. Forte! Controlliamo la ricetta. Non è uguale al disegno della ricetta. È molto grumoso. Come facciamo a renderlo morbido e vellutato? Per renderlo morbido e vellutato dovete imitare un animale! Imitare un animale? Miei cari amici, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per rendere vellutata la bevanda nel biberon? Una medusa che ondeggia? Un gatto che cammina? O un serpente che striscia? Una medusa che ondeggia? Ottima scelta! Per renderlo liscio e morbido dobbiamo ondeggiare come una medusa! Ondeggi bene, Daisy! Forza, diventiamo tutti delle meduse! Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi ondeggiate con me! 1, 2, 3, via! Ondeggia, ondeggia, ondeggia come una medusa! Ondeggia, 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 un modo usa! Ondeggia veloce oppure lento! Basta che sia un movimento! Oh oh! Mi serve altra energia! Ondeggiate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Ondeggiate, meduse! Ondeggiate e ridete! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima bo-potenza! Forza, amici, aiutatemi! Ottimo lavoro, amici miei! Il rottino più grande del mondo! Persino per una bambinona! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la cucina della bambinona! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare, poi! Scatenatevi, amici miei! Siete stati davvero bravi a ballare, amici! La terza porta! Lo scribacchino! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! Facciamo smettere a quello scribacchino di scarabocchiare tutti i nostri libri! Sì! Devo ammettere che è piuttosto carino. Ma cosa possiamo fare per impedirgli di scarabocchiare i libri di tutto il mondo? Se solo avessimo qualcos'altro su cui potesse scarabocchiare. Qualcosa che non finisse mai. Qualcosa che potesse scarabocchiare per sempre. Per favore, draghetto Daisy, sto cercando di pensare. Aspetta un momento! Il rotolo di carta è infinito! Splendido, Daisy! Facciamo una prova! Ecco,
piccolo scribacchino. Ora puoi scarabocchiare tutto il giorno. Finalmente non ti serviranno più i nostri libri. E così il coraggioso e impavido draghetto Daisy salvò la situazione e il piccolo scribacchino scarabocchiò per sempre felice e contento. Fine! Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici! Abbiamo salvato tutti i libri del mondo, grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!